Ovviamente questo video non vuole offendere nessuno, tutte le battute fatte da Marci sono sotto diritto d'immagine. Buongiorno, oggi altro video, altra corsa, abbiamo 20 minuti, una vita sola, chi ride ha perso, siamo con tutti gli altri, Parrins, Xiao, Marci e Mark. No, lui è Marci. E no, vabbè, non cambia niente. Il timer lo facciamo partire da questo esatto momento, quindi Alexa imposta un timer di 20 minuti. Alexa imposta un timer di 20 minuti. Sto dicendo io. 20 minuti a partire da ora. Ricordatevi che chi ride da questo momento perde una vita. Avete due vite perché c'è la vita e uno e zero. Ok. No, guarda, l'altra regola è guardare fisso, cioè guardare la telecamera più possibile, allora, in modo che guarda 2 secondi il 7, girati un attimino. Sì. Ok, guardate. L'entrata per il buco del Abbiamo già perso una vita di qualcuno. Attenzione. Allora, io vorrei fare il guadagno. Io adesso me la rido, ma ragazzi, ho perso già una vita. Era letteralmente stavolta non devo perdere per primo. Era letteralmente la prima battuta che mi aspettavo che facesse Marci. Vero? Cioè, anche io sai che per un attimo. Io comunque richiamo il VAR su Marco, per favore. E non sono capace a fare il VAR, mi dispiace. Comunque, Xiao ha perso una vita. Parris, ti ricordo una cosa, che chi sta zitto per troppo tempo rischia di perdere la vita. La prima battuta di Marci era un'altra invece. Quale? No, raga. Ha riso. Per me ridere così. Allora, i fan nello scorso video hanno detto che Xiao, ma tu non ti puoi inventare. Xiao, che Xiao doveva essere eliminato 20 minuti prima perché rideva già. Vabbè. Da questa no, vabbè, adesso puoi ridere. Se ridi adesso non va. Allora, dai, su, tranquilli. Oggi è una bella giornata. Io non ce la faccio. Oggi è una bella giornata. Io ho una proposta. Oddio, questo comincia. Abbiamo un microscopio. Ce lo mettiamo nel c***o. Vediamo i peli del c***o. Ok, dai, prendiamo i miei, su. Non ne ho. Ne ho solo sulle braccia. Ok. Ma qui è c***o. Non ho sulle braccia. Marco, mi guarda. Adesso. Beh, Parrins, se tu saresti già fuori, se vuoi ti diamo una vita bonus. Vita bonus, dai, vita bonus. È il mio primo video, quindi è una vita bonus. Sì, cioè, sì, il mio primo... c'è una vita bonus. Cioè, Axel non ha visto questa battuta? No. Io propongo una cosa. Ma tipo, vale chiamare le persone? Lui stava per ridere. No, ragazzi, ma vale chiamare le persone quindi a questo punto? Ciccio Gamer? No, lui no. Chiama Alex. Tu sei salvato in tempo. Beh, non sei la persona giusta. E devo andare qua io. È loco? Sì. Devo mettermi un po' di Berlusconi. Mi metto un po' di disinfettante. No, è mia madre in realtà. Mi metto disinfettante perché loco è un po' sporco. Pronto? Loco, ascolta. No, non ho messo. Mai? Vabbè. Grazie di questa. Grazie, veramente grazie. Non do... Ciao. No, tranquillo, ciao. Ciao. Questa, raga, mi ha colpito un po'. Sì. Questa ci ha veramente colpito, ragazzi. Ma mi... Che stai facendo, Marci? Due palle. Ma no, raga, ma sapete che io sono andato in un paese tre palle? È vicino a Rigno. Eh sì, ma è bellissimo. Ma pensa agli abitanti. Dovrebbe essere tipo così. Cosa sta facendo? Paracadute. Ma è... Se sbaglio. Ma raga, ma non c'è mai faccio... Ma perché poi mi immagino che c'ha un... No, bro, no, fra, non fa. Io penso che questa tipo la censura. No, io le toglierei le palle. No, sognarci solo le palle giganti. No, se lo fai tipo lo cast in scritto. Cosa ti ha scritto? No, adesso lo vogliamo sapere. Io non posso scrivere, non ho le dita. Mi ha scritto una fan e mi ha detto che devo farmi crescere il buff. Ma così? E anche a me ha scritto una fan che mi dovrebbe crescere. Vabbè, quello... Ci deve metterla. Sai perché siamo biscotti? Perché? Perché sono cotti due volte. Ma io troppo. Io devo bippare. Ma infatti no, il biscotto è perché qui tu lo sai che metterò tipo una frase unica di un delfino che fa tipo evoluzioni canore. No, vabbè, comunque. Ma è vero questa Ferrari? No, non mi sembra mai parlare. Sì, è vero. L'ho comprato l'altro giorno dal Bangaldino. Cosa fai per permetterti questa Ferrari? Dal Bangaldino? Che lavoro fai per permetterti questa cosa? Che lavoro fai? Per? Boh, perché ho vinto... fai? Lo YouTuber. La risposta esatta! Per permetterti questa torcia? Sì. Ieri sera hai detto che volevi spendere 2000 euro, li hai spesi? No. Come mai? Perché volevo andare a l'ha fatta. E questa ha perso. No, raga, ha fatto solamente un rimborso. Sono sgraccato. Ma io non so far ridere.
Ma Paris, basta che ti guardiamo in faccia. Ragione. Raga, lasciate like. Pollicione sulle palle. Vabbè, Buddy ha perso di nuovo. No, le fuori. Raga, Avengers. Anche l'altra volta. Anche l'altra volta io ho perso. Vabbè, lo slime se n'è andato. Slime 2 quando è che c'è? Io vi guardo da qui, ragazzi. Slime 2, devo eliminarti in qualche modo. No, no, ma non puoi fare. È come Iron Man. Marco, devo guardare le camere. Perché, cioè... perché posso girarmi solo così? No. Perché? No, ti viene... c'è il botulino dentro. È da qui che lo prendono quello per le tipe, il botulino. Sì, la Nutella. Più mangi Nutella, più hai il botulino. Io non so fare niente. Tu nelle foto sei più Paris, vero. Ma Paris ha perso una vita, vero? Sì, è l'ultima. Lui sembra più grosso nelle foto. È vent'anni che perdo. Sei più basso. Non sei imponente come pensavo. Sai perché? Perché si fa le foto con un grand'angolo. Io sono il più alto e non mi avete detto. Hai detto Walter. È vero, ha ragione. Il grand'angolo? Non ho capito, sto hai ragione. Hai ragione. Perché Xiao fa le foto così. Fa le foto così, Xiao. Ah. Ragazzi, io vi ricordo che comunque è valido utilizzare gli oggetti che trovate nella stanza per fare aspetta, ridere. Perché questo qui è difficile da portarmelo in braccio. No, bro! Porco! Dai, no. Marco, lascia perdere, sono serious. Ragazzi, a quanto pare Paris si è voluto auto-eliminare dopo aver riso per... Lui ha riso. Lui ha riso, io ho pasta. Al sugo, al tonno. Siamo quelli che non vale girarsi, ti vedo. Sì, vabbè, ma raga, ma tra me e Marco tanto non vince nessuno. Ma allora, la serie posso dire, raga, lasciate like solo per il fatto che non sono uscito per primo. Ma io che non anche se c'ho il pollice che si stacca così. Non mi fa ridere questa cosa. Ok, carina. Dai, ci provo. Sono un bambino di 2 anni. Lasciate like. Oh, raga, ve lo metto nel culo. Per i peli. Ma tipo fa anche è tipo il depilatorio. Un pelo. No, sono morti di più. No, è solo uno. Perché tra i peli c'è il pelino, quello piccolino. Come state? È il perro. Fatemi ridere. Ma tu sei eliminato. Bro, ma io sono un po' per dar fastidio. L'ho messo in bocca. Fammi ridere. Meglio in bocca che in culo. Sì, no, prego. Oh, dice sempre le stesse cose. Ragazzi, devo aggiornarmi sulle battute. Scusate se non faccio ridere. Vado a togliere. Ma guarda che si è sporco qua, Ma dove? Ma dall'altra parte. Ah, qua dietro? Sì. No, ma guarda che mi è capitato a caso. Anche se è sporco sempre, ma lì sì, ci vai nulla. Ma in bocca però io. No, fra! Io non mi faccio vedere. Un attimo, mi stanno chiamando. Hai sentito? Era quella era la chiamata famosa del signore, fra. Vai, Marci. Vabbè, Xiao è andato, signore, abbiamo perso Xiao! E ancora la finale! Alexa, quanto manca al timer? Alexa, amo, quanto manca al timer? Avengers. Al tuo timer da 20 minuti e restano 11 minuti. Vabbè, cioè, raga, 11 minuti? Ma io farei rientrare tipo a caso qualcuno. No, lui non può più rientrare, fra. No, bro! No, questo è tutta... Stava esplodendo con questo trattenuto. Vabbè, ragazzi, io farei rientrare Parnis, poverino. Dai, vieni, Parnis, sole, vieni. Dai, Parnis, vieni qua per un... E Rosario, paura non ne ha! No, però aspetta, ho una cosa serissima da chiederti. Poi nel caso taglia. Quando eri piccolo, io avevo un amico che si chiamava Rosario, no? E tipo c'era la nonna che era tipo super mega cattolica. Mia nonna è super mega cattolica. E lo portava a fare il rosario e mi ricordo tipo, cioè, proprio così, che il prete una volta disse: eccoci qua, facciamo il rosario e con noi c'è Rosario. L'hanno portato. Perché ridi? Non devi ridere. No, certo. Sta ridendo. Non è una bella gag. No, ma non era una gag, era una cosa, volevo sapere se era successo anche a lui. Scusa, no, mi tremo al polso. È una gag, una dimmi, gag dimmi. Comunque. Ti volevo dire. Sì. Ridere anche a me. Voi ve lo ricordate il video mia mamma è il big ladro? Ah, che sì, l'anno scorso. Mia mamma ha continuato a fare YouTube. Fa vedere il suo nuovo video. Sì. Ma veramente? Sì. Ma sei serio? No. Ma io voglio vedere la mamma di Xiao a questo punto. No! Bro, ma non pensavo! No! Bro, io non. Vabbè, dai, ma raga, è la stessa tipa che ho visto l'altra sera! Ma perché l'avete riso? Ma però, ma era troppo! Mi sembrava troppo così grosso, vero? Ma aspetta, ma tu non hai quei piedi? Io? Ma mi sono fuori qua! Ma mi fanno ridere queste cose! Ma i chiamarci, raga, siamo veramente devastanti! Ma cioè, non fate ridere mai! Perché siamo noi che facciamo ridere. Blocca, biglioni! Dovete rendi conto che il loro due, ragazzi, anche l'altra volta, dovete consigliarmi delle battute da fare. Adesso vedo battute brutte da fare agli amici. Qual è il colombo di un astronauta? Avere la luna. Aspetta, storta. Io ti leggerò un testo di una canzone, tu dovrai indovinarla, ok? Vai. Allora, chiamo la mia ragazza. Di Gregori. No. Ma comunque è impossibile farlo ridere, raga. Trappoli.
Non ridere, ti faccio dire di qualcosa che potrebbe farti ma non ridere. Preparati. Dimmi che Xiao non sembra. Io qua tipo sarà un bipunico, ragazzi, cioè veramente qualcosa di magico. Tutto fermiamoci e iniziamo a... Dai, fermiamoci e rasiamoci qua. Be dai. Yourself. Vabbè, io riprovo la mia gag dell'altra volta, se vai, fa. Gaggami. Ti sdraccio i pantaloni. Ma non fai, peccato, non c'è niente. O anche se ci fosse. Scusate, dov'è il bagno? Di là. Grazie. Ti accompagno. Raga, io e Marcio, secondo me possiamo già finire qua la sfida, perché grazie. Cioè io e Marcio non rideremo mai. Harry Potter e la scorreggia segreta. Carina. No, bella. Facciamo un altro. Facciamo quasi ridere. Facciamo un altro, perché tanto... Marco, tu devi ridere adesso. Marco, tu devi ridere. Dai, sono niente. L'unica cosa per cui ha riso è stata quando... a Roma. Ma non puoi ridere, è brutto. È una cosa seria. Però tagliamola questa cosa. Benvenuti a questo nuovo video della serie di sopravvivenza. Buon inizio di settimana a tutti. Ragazzi, ma perché non ridete? Ma voi avete l'umorismo rotto, la vostra vita è una menzogna! Alexa, mi dici un po' il modo. Ma tu sei mai chiesto perché sei mai Emerald Switch? La mamma dice al figlio, vai male a scuola, pensi solo al calcio, ti meriti una punizione. E il bambino risponde, di prima o di seconda? No, ma questa, questa era una freddura totale, mamma mia, che brutto. Mi è venuto freddo. Alexa, sei più simpatica di me, per favore. Purtroppo non so cosa rispondere. Ci avete provato? No, ok, a posto. Raga, è stato un bel video. Adesso anche per questa sfida. Quanto manca il timer? Bro. Al tuo timer da 20 minuti restano 5 minuti e 20 secondi. Io però, allora, facciamo una cosa. Venite tutti dentro, fateci ridere. Vai. Abbiamo... L'unica cosa per cui potrei ridere è vedere il c***o fare in spicco. L'unica cosa per cui... Vieni qua a dirlo davanti alla telecamera se hai il coraggio. No, adesso vieni qua e ce lo dici. Sto pensando a cose che può far ridere. Dai che non ride, non ride. Bro, ma cosa c'avete nel vostro umorismo? La vostra vita è una menzogna. Che c'è un Pokémon che ha la mossa Legami Tutto, potrebbe combattere con... Blastoise che ha idropompa. Ragazzi, io chiuderei così con questo. È stato triste. Marci non ha riso. Marco nemmeno. Ci ha toccati però questo qua, lo ammetto. No, perché le gag sulla chiesa non vanno. Adesso pasta. Per forza. Marci, come si... È finito così. Questo è il motivo per cui mi stanno su. Ciao a tutti. No! Scusate. Ovviamente questo video non vuole offendere nessuno, tutte le battute fatte da Marci sono sotto diritto d'immagine. No, non lo fa davvero. Belle chiappe, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao.